più dispiacere che paura. La paura non mi è mai entrata perché diciamo che quella voglia di tornare protagonista, quella voglia di scendere in campo di nuovo con i miei compagni è stato molto molto di più che la paura. Sono stati mesi veramente duri, questo sì, con tanto lavoro, con tanto aiuto dalla parte di Luke Bongiorno, il fisioterapista lì a New York, con l'appoggio della mia famiglia, con l'appoggio della squadra. Sono riuscito ad arrivare oggi sentendomi bene, col ginocchio bene, e quindi davvero devo dire grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato in questi mesi. Sono le prime parole di Pepito Rossi in conferenza stampa dopo il gol contro il Sassuolo, dopo i mesi difficili e con tanta voglia di essere importante per il futuro della Fiorentina. Il gol di ieri è stato molto bello, molto bello. Purtroppo è stato il secondo gol nostro quando l'altra squadra ce l'aveva 4. Quella è l'unica pecca, diciamo, di ieri riguardo il gol. La dedica va sempre a papà, c'era anche mamma, c'era anche mia sorella e la mia ragazza che erano su in tribuna, quindi anche per loro che hanno fatto il viaggio per vedermi giocare, e anche per la tifoseria viola che mi hanno sempre sostenuto. Ma la seconda è ovvia, cioè quanto ci pensi ancora eventualmente alla nazionale, che cosa pensi dover fare per convincere Scesa? Tu ci hai parlato quando c'è stata la convocazione, e quali sono le reali possibilità che tu credi di avere e quanti dubbi invece pensi ci siano ancora? Cosa devo fare per andare in nazionale? È quello di giocare, quello di giocare, quello di dimostrare che sto bene fisicamente, che sono capace di dare una mano alla squadra della nazionale. Certo che ci penso, però ci sono ancora tante cose che devo fare con la Fiorentina. Dobbiamo assicurare il quarto posto con una vittoria domenica contro il Livorno, e questo è il primo obiettivo, e poi c'è l'ultima contro Torino, che vorremmo chiudere bene la stagione davanti ai nostri tifosi. E poi un accenno alla sfida contro il Livorno, un girone fa proprio l'infortunio per Giuseppe Rossi. Sì, è successo quello che è successo il 5 gennaio, e se lo vedo gli stringo la mano tranquillamente, perché so bene che è stato un intervento, non per farmi male, però un intervento di gioco.